ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Strutture che sono state costruite in passato, e guardate questa operazione che noi andremo a fare. Con la delibera di giunta appena approvata, prende il via a Pescara l'iter che porterà in tempi brevi alla realizzazione del super hotel a 4 stelle che sorgerà sul mare lungo la riviera di Porta Nuova nella zona sud di Pescara e che darà vita a un'area completamente riqualificata che vanterà anche la seconda piazza comunale per grandezza dopo Piazza Salotto. Progetto presentato oggi in comune, che ha avuto l'appoggio compatto della maggioranza, è il frutto dell'accordo pubblico-privato per la nascita del cosiddetto Albergo De Cecco, con un intervento che cambierà radicalmente il volto della zona del lungomare sud di Pescara. Progetto che cambierà radicalmente la percezione di tutta la zona di Porta Nuova nella parte fronte mare, in corrispondenza del terminal di Viale Vespucci, che è l'unico asse inclinato della città della parte di Porta Nuova, e dà riqualificazione a un'area attualmente in abbandono per la parte di proprietà e parte anche del comune, e dall'altro caratterizzata da un caos urbanistico di sia viabilità che parcheggi selvaggi. Possibili tempi di questa operazione sono, adesso è stata fatta la determina di variante urbanistica, quindi abbiamo raccolto tutte le autorizzazioni e molto probabilmente nel giro di 6 mesi si dovrebbe arrivare al titolo edilizio per la realizzazione. Chiaramente abbiamo 10.000-11.000 metri quadri complessivi da urbanizzare, di cui la parte del proponente, ovvero l'albergo che verrà fatto, è soltanto una parte marginale, il 5%, tutto il resto è ad uso pubblico con piazze, verde e attrezzature per godere di questo spazio come merita la città finalmente di avere anche a Porta Nuova. Un progetto che prevede anche il contributo di un'opera dell'artista Toyo Ito, tristemente famoso a Pescara per l'opera d'arte contemporanea realizzata a Piazza Salotto e poi letteralmente implosa, con l'accordo raggiunto con l'artista giapponese che realizzerà una nuova opera a compensazione del danno dopo 10 anni di causa con il comune al posto del famoso calice. Noi non vogliamo lasciare nulla di intentato, tant'è che recuperiamo il rapporto con Toyo Ito, ma recuperiamo il rapporto con un'area della città che per troppo tempo non ha avuto la valorizzazione che doveva avere, e oggi con questo grande albergo, ma con questa grandissima piazza, con la duna, con una situazione di sostenibilità ambientale di grandissimo livello, acquisterà il valore che deve avere la zona pregiata di Pescara. Aggiungo anche che questa operazione è stata fatta anche con l'accordo della soprintendenza, del genio civile, di tutti gli organi deputati al controllo di un territorio. Siamo ancora più soddisfatti perché nessuno era riuscito a raggiungere questo obiettivo e oggi invece portiamo a casa un risultato che credo si attendesse da oltre 20 anni.